Pope Francis prayed the Sunday Angelus in St. Peter's Square, recalling two phrases from the Gospel of Luke in which Jesus tells his disciples to not be afraid and to be ready. Ma sapere che il Signore veglia con amore su di noi e non ci autorizza a dormire, a lasciarci andare alla pigrizia, al contrario, dobbiamo essere svegli, vigilanti. Amare infatti significa essere attenti all'altro, accorgersi delle sue necessità, essere disponibili a ascoltare e accogliere, essere pronti. The Pope then asked those gathered in the square to offer the gifts they have received to their brothers and sisters. Alla fine della nostra vita ci chiederà conto dei beni che ci ha affidato. Per questo vigilare significa anche essere responsabili, cioè custodire e amministrare quei beni con fedeltà. Tanto abbiamo ricevuto la vita, la fede, la famiglia, le relazioni, il lavoro, ma anche i luoghi in cui viviamo, la nostra città, il creato, tante cose abbiamo ricevuto. Proviamo a chiederci, abbiamo cura di questo patrimonio che il Signore ci ha lasciato? Pope Francis also prayed for those who died in a car crash the day prior. A bus crashed into a ditch and took the lives of 12 pilgrims traveling to Medjugorje, Croatia. Ho appreso con dolore la notizia dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina in Croazia. Alcuni pellegrini polacchi diretti a Medjugorje hanno perso la vita e altri sono rimasti feriti. La Madonna interceda per tutti loro, per i familiari. The Pope then greeted the various groups of pilgrims that had traveled to Rome and asked that they pray for him. Arrivederci. Doctors, researchers, and historians help us decipher the most remembered crime in history. For the first time, we look at the mystery of the cross from a scientific perspective. The Passion of Jesus, a medical investigation.